Ciao a tutti ragazzi e finalmente ben ritrovati con la carriera su FIFA 15. Dico finalmente perché è passato parecchio tempo da quando ho registrato l'ultimo video di carriera, anche se voi l'avete visto. Adesso non so quando uscirà questo, ma credo che comunque non passi molto tempo da quando avete visto l'episodio 22. Quindi questo è il 23° episodio nel quale dobbiamo tornare assolutamente alla vittoria e ci proveremo già dalla prossima partita, sperando che non sia molto complessa o impossibile. Dopo appunto le tre sconfitte consecutive con Lazio, Samp e Fiorentina e il pareggio di Napoli, è comunque un buon pareggio. Giocheremo col Torino e spero che giocheremo comunque in casa, anche se sarà una partita molto difficile, e magari darei un'occhiata anche al calendario per vedere oltre a questa quali altre partite dobbiamo giocare. Allora, in questo episodio, ragazzi, oltre a Livorno-Torino, avremo la gara contro il Chievo e quella contro il Sassuolo. Poi non so, come al solito, ragazzi, io provo a mettervi più partite possibili in un episodio, non so se reggerà la mia voce, non so se reggerò io psicologicamente, ma se ce la faccio mi metto anche la trasferta contro l'Atalanta. Quindi in questo episodio finiremo comunque quasi ottobre e poi dal prossimo ci sarà un big match contro la Juve. Livorno che dunque torna al picchi dopo la sconfitta pesante a livello proprio psicologico contro la Fiorentina, c'è poi stato il pareggio per 2-2 al San Paolo che comunque ha ridato fiducia e oggi bisogna provare anche a fare 3 punti, perché no, contro il Torino per cominciare a fare qualche vittima illustre. Pallone gestito ora dal Torino con Benassi che punta la rigore, ci entra Benassi, cross sul secondo palo pericoloso, arriva la rondo e c'è il primo squillo del Toro, si fa trovare pronto come al solito però a poco e si va a prendere il tempo da click, poi torna sul pallone molto bene Bonazzoli. Livorno che vuole provare un varco con Baluli che la dà dentro bene per Coman che la mette in porta. Livorno 1, Torino 0. Assegno ancora Kingsley Coman. Allora, quindi Reed dentro per Don Sa, Livorno che sembra giocare con un altro passo rispetto al Toro e quindi l'apertura delle parti di Coman è una gran palla quella di Don Sa. Coman rientra, pensa anche al destro. Coman con deviazione. Sarà calcio d'angolo. Grande Livorno da questo primo quarto d'ora. Sono in due ora. Va Quagliarella, pallone alto sulla porta di Abogo. Però per il francese, Baluli mette dentro un buon pallone per Don Sa che prova a girarla e scheggia la traversa. Sarà calcio d'angolo per il Livorno che sfiora il 2-0. E poi non segnato un fallo e allora riparte il Torino. Attenzione che centralmente è solo non so chi, Quagliarella lo ignora per il momento. Ancora Fabio Quagliarella, palla dentro adesso, deviazione di Antei, secondo palo, miracolo e pareggio del Torino. Ha segnato Quagliarella al sesto del secondo tempo, il pari di Granata. Qui ci siamo salvati per un attimo sul tentativo di Verdi. Poi a porta vuota, gioco da ragazzi per Quagliarella, 1-1. Cerca anche chiaramente il 2-1, il cross di Quagliarella, il colpo di testa, facile, la presa di Aboco. Ora il pallone per lui, Baluli salta l'uomo, ancora Baluli. Baluli punta al centro, poi vuole il destro, calcia ora, Maximovic ha respinto. Gliela tocca Baluli che va in verticale da Coman. Ti prego, tieni la Coman. Dà comunque fastidio all'avversario. Quindi Bonazzoli deve provare a cambiare gioco. Ma c'è fallo netto su Bonazzoli. Come fa a non essere fallo questo? Non ho parole. C'era Bernardeschi solo. Bonazzoli voleva servirlo, ma ha subito un vistoso fallo. Poi a poco il miracolo. Non è vero. È uno scherzo. È uno scherzo. È uno scherzo. Vabbè. Andiamo avanti così. Che vedevo dire? Andiamo avanti così, dai. Palla verso Antei, ma chiaramente finisce la partita. Ha vinto il Torino per 2-1. Quindi sconfitta in casa per il Livorno, la seconda di fila dopo, anzi la terza di fila dopo quelle con Lazio e Fiorentina. E adesso la prossima partita sarà contro il Chievo, se non sbaglio. Sarà, sì, sarà una trasferta tosta nella quale dovremo cercare di fare i 3 punti. Comunque di non buttarli come abbiamo fatto con il Torino. Mangani allarga dalle parti di Jelenic che sale sulla corsia di sinistra. Poi il tocco dietro per Biraghi che salta. Si ricardi, la mette in mezzo. Bernardini allontana, non è fila perché c'è Demai. Dentro ancora per il sinistro il gol di Maxi Lopez. Così comincia Chievo-Livorno dopo soli 2 minuti e 55 secondi. Un inizio incredibile. Baluli. Cambio con Coman, ancora Baluli, si infila tra le linee, Baluli filtra fino in fondo, Baluli! Il pareggio del Livorno e se non sbaglio questa è la prima volta di Baluli
No, la seconda con la maglia del Livorno. In avanti c'è Coman. Buono il lancio per il francese. Coman può mettere dentro perché c'è ancora Baluli. La risposta è Surraco. Fa 2-1 al quarto d'ora. Livorno in vantaggio. Field, palla per Surraco, in avanti da Coman che salta l'uomo. Coman vuole partire da solo. Coman a tu per tu con il portiere. Coman, la risposta. Riusciamo sempre a cagarci qualche gol davanti alla porta, vero? Allarga il pallone verso Maicon che filtra e quindi palla dentro per Siligardi che vola a tu per tu col portiere. Siligardi sull'esterno della rete. Va a vedere che finisce come col Torino sta partita, eh. Reed. Surraco. Bernardeschi fa correre Coman. Altro tentativo in contropiede. Coman calcia in porta! Mamma mia! Una saracca di Coman che trova l'incrocio dei pali, avesse segnato questo gol. Mamma mia, Coman. Tipo correre per il contropiede. Bernardeschi è partito. C'è Coman che viene servito. Ti prego, fallo questa volta. Coman chiuso. Poi Bernardeschi sul fondo. Altro tentativo. Verso Maxi Lopez, ha staccato Antei, poi Don Sa prova a trovare il pallone, forse lo trova, si lo trova Don Sa, break di Don Sa, Don Sa, Don Sa, Don Sa! Va dentro per Coman, c'è la ripartenza tentata da Livorno, Coman va via con un gran numero, Coman a tu per tu col portiere, Coman! 3-1, Kingsley Coman, secondo gol di fila in due partite per il francese che va a chiudere il match. Finisce qui, 3 punti pesantissimi per il Livorno che torna alla vittoria dopo anni in memoria. 3-1 sul campo del Chievo e dopo il pareggio di Napoli a questo punto comincio a credere che per noi sia meglio giocare lontano da casa, ovvero in trasferta, perché i risultati stanno uscendo di più in trasferta, anche la vittoria pesantissima contro il Milan è stata a Milano. L'unica vittoria in casa del Livorno in questa stagione è stata su 3, quella contro il Bologna. Allora, la classifica prima dell'ultima parte dell'episodio, perché vi confermo che sarà l'ultima, contro il Sassuolo. La classifica legge, recita, che il Torino è, sì, con il Torino, che il Livorno è al 13° posto. Quindi i commenti che mi sono arrivati nello scorso episodio sono assolutamente senza senso, né in cielo né in terra. Poi, mentre io faccio questi bellissimi discorsi, come in grafica ve ne sarete sicuramente già accorti, cosa ci fa secondo voi il Parma in testa alla classifica? Perché stiamo parlando dello stesso Parma che sta fallendo nella realtà, quindi FIFA, diciamo che da questo punto di vista mi parla un po', mi lascia un po' perplesso. Comunque, in coda troviamo Catania, Hellas ed Empoli. Quindi un Hellas Verona sorprendentemente giù, perché comunque come squadra è molto interessante. Detto questo, ragazzi, siamo pronti a giocare col Sassuolo, che in classifica è a meno 1 dal Livorno, quindi partita importante per entrambe le formazioni per un eventuale sorpasso o allungo. Il campo parlerà. Ok, dovevo dire FIFA Sinceramente, ragazzi, del Sassuolo ho un po' paura perché tutti sappiamo quanto è fastidioso il Sassuolo su FIFA, quindi spero di riuscire a fare bottino pieno, ma per la pioggia e per l'avversario so che non sarà per niente facile. Destro, verde, rientra su un uomo, la mette ancora per Baluli che vola in cielo, non arriva sul pallone, poi la palla resta lì, Baluli di testa, consigli, non si fa sorprendere. È per Bernardeschi che vuole saltare, riesce con rimpallo infatti a saltare Longhi, poi va dentro Bonazzoli, la palla è per lui, allontanata però arriva a rimorchio Djokovic che piega le mani a consigli, nonostante ciò la palla non entra. Baluli, Missiroli gli sta addosso, la tiene Baluli, Luci deve prima liberare Djokovic, ha un buon destro Djokovic, eccolo, meglio che mi stavo zitto. Palla nuovamente per Nicola Sansone, dentro per Gomez, la sponda e il gol di Missiroli. Col Sassuolo che va in vantaggio. Andiamo avanti così ancora. Verde. Riesce a crossare un buon pallone il suo. Rossini ha messo fuori. Vai Luci. Insiste Livorno. Maicon si accentra. Maicon al limite. Scarica su Djokovic.
Tiro deviato e calcio d'angolo, dai ragazzi. Bernardeschi, poi Bonazzoli, chiuso, a rimorchio c'è ancora Siligardi che la gioca su verde, verde, verde! I piedi triangolari, non c'è niente da fare. Finisce la partita. Vabbè, vabbè, dai. Ormai sappiamo com'è. Ormai sappiamo com'è. Finisce l'episodio, ragazzi. È abbastanza chiaro quale sarà il titolo di questo episodio. Voi, tra l'altro, l'avete già visto prima di aprire il video. Io, comunque, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollicino in su. Lasciatemi un commento qui sotto. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto con il prossimo video di carriera e con i prossimi video in settimana. Alla prossima, ciao a tutti!